Revolution! Forza! 3, 2, 1. Ciao Revolution, ti do il benvenuto. Ti accolgo qui negli studi di Milano Downtown per una lezione di yoga flow livello avanzato. Abbiamo 30 minuti da passare insieme per arrivare alla nostra postura apice, che sarà alla fine della pratica. Bene, se è la prima volta che lavoriamo insieme, io sono Susanna e ti chiedo di partire insieme a me in piedi sul tuo tappetino, di controllare di avere dello spazio intorno a te per poterti muovere agilmente e in sicurezza. Ci mettiamo con i piedi vicini al lato corto del tappeto, non proprio in principio, un passettino indietro, sollevando da terra le dita dei piedi, cerchiamo di separarle, creando spazio tra l'alluce e il quinto dito, un po' come un ventaglio che si apre, e andiamo a posarle a terra, come a voler aumentare la nostra base d'appoggio. Partendo dai piedi, iniziamo a trovare le nostre radici, a sentire la nostra sicurezza. Lasciamo cadere le braccia lungo i fianchi, per il momento in modo naturale. E chiudendo gli occhi, osserviamo il respiro, provando a renderlo pian piano sempre più profondo ed equilibrato, cercando di far durare l'inspirazione quanto l'espirazione, ma senza fretta. Percepisci i tuoi piedi come se volessero sprofondare nella terra. Senti l'arco plantare che spinge verso l'alto. E da questa spinta dell'arco plantare attiva le tue gambe, solleva le rotule, immagina di voler espandere la pelle delle cosce verso l'esterno. Espandi il tuo torace in ogni direzione e, avvicinando leggermente le tue scapole, porta le braccia proprio ai lati del corpo. Se vuoi puoi ruotare leggermente in avanti i palmi delle mani. Immagina una parete alle tue spalle su cui appoggiare il sacro, i talloni e la nuca. Il mento è leggermente retratto, come se volesse spingere indietro per creare spazio tra le spalle e le orecchie, quasi a sostenere il cielo con la sommità della testa. Ogni parte del tuo corpo sta attivandosi per allungarsi verso l'alto e contemporaneamente per mantenere salde le radici nella terra. Percepisci il respiro e questi allineamenti. Unisci tra loro i palmi delle mani, appoggiando i pollici al centro del tuo petto, dove ha sede il cuore spirituale. Le dita delle mani si incontrano, ma immagina di custodire un piccolo gioiello dentro i palmi delle tue mani. Percepisci l'incontro delle nostre due polarità, la destra e la sinistra. Si incontrano davanti al nostro cuore in un sostegno reciproco. Nella consapevolezza che abbiamo bisogno di entrambe le nostre energie, del calore del sole e dell'oscurità della luna. Inclina il mento verso le clavicole, mantenendo la schiena ben eretta, così da allungare bene il tratto cervicale, come a voler portare la fronte verso la punta delle dita delle tue mani. Solleva lo sterno, ed espirando porta il tuo ombelico dolcemente verso la colonna vertebrale, attiva la zona tra l'ano e i genitali. Inizia a
Avvicinare tra loro i gomiti mentre le braccia salgono verso l'alto, le mani rimangono giunte. Lo sguardo segue i pollici. Stendi le braccia quanto puoi. Allungati verso l'alto, cercando di mantenere il peso su tutta la pianta dei piedi e su entrambi i piedi equamente. Rovescia indietro il capo aprendo la gola. Inspira. Ed espirando spalanca le tue braccia. Sposta il peso indietro, fletti il tronco. Lasciati cadere verso terra, morbide le ginocchia. Appoggia i palmi delle mani. Rilassa la testa. Rimani qui qualche respiro. Se vuoi puoi fare come una camminata sul posto, andando a distendere una gamba e poi l'altra. Puoi appoggiare i polpastrelli delle dita a terra. O se senti che il tuo corpo ancora non te lo consente, vai semplicemente ad afferrare le tue caviglie, lasciando il capo completamente in abbandono. Con la prossima inspirazione prova a distendere la tua schiena, lo sguardo avanti e a tendere le gambe senza forzare eccessivamente. Mantieni un respiro, Ardha Uttanasana. E usa la prossima espirazione per fare due lunghi passi indietro e portarti nel cane giù, mani ai lati dei piedi, due passi indietro, cane a viso in giù. Dita bene aperte, braccia alla larghezza delle spalle, piedi paralleli. Se hai bisogno anche qui, fai la camminata sul posto. Ora con la schiena rotonda, sposta il tuo peso in modo che tu vada con le spalle sui polsi, nella posizione della tavola. Ed inspirando, lascia che le scapole si avvicinino leggermente. Piega i tuoi gomiti, portando il petto e il mento verso terra, se hai bisogno anche le ginocchia. Il pube va a terra e l'inspirazione ti porta in Bhujangasana, nella posizione del cobra. Spingi in basso le spalle, apri la gola, attiva la tua schiena, stendi le gambe. Ogni posizione almeno un respiro. Ed espirando continua a spingere con le tue mani e torniamo insieme nel cane a viso in giù. Puoi tenere le dita delle mani rivolte verso il lato corto del tappetino o leggermente in extra rotazione. Se vuoi il tallone sinistro sollevato o in completo appoggio, solleva la gamba destra mantenendo i fianchi allineati. Inspira qua. E nell'espirazione il ginocchio si avvicina al petto e poi il piede a terra vicino alla mano destra, tra le mani. Piede sinistro di taglio. Senti il bacino allineato, i talloni sono sulla stessa linea, il busto si solleva, le braccia si sollevano nuovamente, le mani si incontrano, lo sguardo ai pollici. Vira Bhadrasana 1. Inspira. Ed espirando intreccia le dita delle mani dietro la schiena, avvicinando le scapole apri il petto e scendi con il tronco all'interno della gamba destra. Come se tu volessi portare la testa verso l'interno della caviglia. Le braccia si allontanano dalla schiena come proprio a voler cadere verso terra. Due respiri in questa posizione. Usiamo la prossima inspirazione per lasciare la posizione delle braccia, sollevare il tronco e portarci in Virabhadrasana 2, braccia sulla stessa linea. Inspira qui, solleva il braccio destro vicino all'orecchio, Virabhadrasana rovesciato, sguardo al tallone sinistro, piega bene la gamba destra e espandi il fianco. Espirando, la mano destra all'interno
del piede destro. Spalla e ginocchio si avvicinano, il braccio sinistro prima scende e poi, avvicinandosi all'orecchio, ti aiuta ad aprire il petto verso l'alto. Respira, distendi, crea spazio tra il dito medio della mano sinistra e il tallone sinistro. Ancora un respiro qui. Ed espirando, guarda a terra, porta la mano sinistra verso il lato sinistro lungo del tappeto. Inizia a camminare ruotando la punta del piede destro. Trovati con le gambe divaricate, le punte dei piedi leggermente intraruotate, le mani in appoggio sotto le spalle. Solleva il sacro, sguardo avanti, allunga la tua schiena, risucchia l'ombelico. Inspira. Espirando, prova a camminare con le mani, allinea con i tuoi piedi e a portare la sommità della testa verso terra. Non è necessario andare per forza con la testa a terra, lascia morbido il collo, ma le spalle che rimangono attive, lontane dalle orecchie. Allunga nuovamente la schiena, inspira. Skandasana sulla gamba sinistra, la gamba sinistra si piega, la gamba destra rimane ben distesa, la punta del piede è rivolta verso l'alto, le mani in preghiera nuovamente al centro del tuo petto, il petto che si espande, lo sguardo al piede sinistro, premi forte la terra con il tallone destro. Inspira, distendi avanti le tue braccia. Ruota il busto verso il lato corto del tappeto mentre appoggi il gluteo destro e recupera la gamba sinistra e ci sediamo al centro del tappetino con entrambe le gambe tese, i piedi a martello, le braccia che cadono lungo i fianchi, Dandasana, la posizione del bastone. Fai una profonda inspirazione ed espirando una vertebra dopo l'altra, snocciola la colonna vertebrale a terra fino ad appoggiare la nuca. Percepisci l'allineamento così come in Tadasana, qui a terra. Inspira. Ed espirando piega le gambe, i piedi più larghi della larghezza del bacino, le mani che vanno a cercare le caviglie, le ginocchia parallele. Sei tu Bandhasana, la posizione del mezzo ponte, mi raccomando, senza collassare nel tratto cervicale. Il bacino sale, i talloni premono a terra e spostano il peso verso le spalle così che lo sterno possa avvicinarsi al mento. Respira. Manteniamo la posizione, ancora 2-3 respiri, dipende dal ritmo del tuo personale respiro. E con la prossima espirazione, con dolcezza, andiamo a riappoggiare il bacino a terra e solleviamo le gambe distese verso l'alto, i piedi a martello, l'ombelico risucchiato che cade verso la colonna vertebrale, il petto che si espande. Espirando, raccogli le ginocchia al petto, la fronte alle ginocchia, le braccia ad avvolgere le gambe. Te lo dico prima di farlo. Dobbiamo prendere una piccola spinta rotolando sulla nostra schiena per portarci nella posizione della sedia. Ok, quindi da qui espira. Inspirando, rotola in avanti, posa i piedi, sposta il peso, mantieni le tue gambe piegate e allunga le braccia verso l'alto, unisci i palmi, risucchia il tuo ombelico, sguardo alle mani. Espirando, braccia lungo i fianchi, ritorno in Tadasana. Mi porto nuovamente all'inizio del tappeto, le braccia lungo i fianchi, e mi preparo a ripetere la sequenza dall'altro lato. Espirando, unisco i palmi delle mani in preghiera e percepisco nuovamente quest'unione tra i nostri opposti. E mantenendo i palmi delle mani uniti, senza spingere i palmi uno contro l'altro, sollevo le braccia e seguo le mani con lo sguardo.
mi allungo come se volessi toccare il soffitto, inspiro, fletto il tronco, mani ai lati dei piedi, se hai bisogno ancora le ginocchia piegate, la testa rilassata o il viso alle tibie. Estendi la colonna ed inspirando, Ardha Uttanasana. Con due passi, le mani sono ai lati dei piedi prima di camminare indietro per andare nel cane giù. Tavola. Petto e mento a terra, le ginocchia alte se puoi. Pube a terra, cobra. Cane giù. Il tallone destro può rimanere in appoggio o sollevarsi. Solleva la gamba sinistra, il piede a martello, i fianchi allineati. Virabhadrasana 1, espirando, ginocchio al petto, piede in mezzo alle mani, piede destro di taglio, la punta leggermente intraruotata, i fianchi allineati, le braccia salgono, lo sguardo alle mani. Attenzione a non spalancare le coste, risucchia il tuo ombelico ed inspira. Espirando, intreccia le dita delle mani, apri il tuo petto, inclina il tronco verso l'interno della gamba sinistra. Le braccia si allontanano dalla schiena quanto possibile. La gamba destra si piega, la gamba sinistra, scusa, si piega. La destra è ben tesa. Respiro, avvicino le scapole. Uso la prossima inspirazione per passare a Virabhadrasana 2. Le braccia si aprono, il tronco ruota verso destra, lo sguardo alla mano sinistra. Piego bene il ginocchio sinistro, mano destra alla coscia, braccio sinistro all'orecchio, sguardo al tallone destro. Risucchio l'ombelico e il sacro verso terra. Inspiro. Espirando, porto la mano sinistra all'interno del piede. Il braccio destro scende prima lungo il fianco, passa davanti al viso, va vicino all'orecchio e vado ad espandere il petto, cercando di creare una linea tra il dito medio e il tallone. Sorridi e respira. Tieni il tuo addome, il perineo, i piedi ben ancorati a terra. Inspira. Ed espirando, guarda a terra, inizia a camminare con le tue mani per portarti in Prasalita Padottanasana, i piedi rivolti verso l'interno, ben ancorati a terra, le dita bene aperte. Inspira, stendi la tua schiena ed espirando, camminando con le mani, se puoi, verso la linea dei talloni, rilassa il collo in modo che la testa possa essere pesante verso terra. Respira, mantieni il peso su tutta la pianta dei tuoi piedi, anche sull'alluce, cerca di non spingere dall'esterno del piede. Ed inspirando, guarda avanti, allunga la tua schiena. Skandasana sulla gamba destra, il ginocchio si piega, la gamba sinistra ben tesa, punta del piede rivolta verso l'alto, mani in preghiera, petto ben aperto, pollice allo sterno, sguardo al piede sinistro. Respira e sorridi e senti la posizione. Tutto il tuo corpo sta rispondendo in perfetta armonia, senza tensione. Inspira, distendi avanti le tue braccia, appoggia il gluteo sinistro e recupera la gamba destra, portandoci nuovamente a sedere al centro del tappetino nella posizione di Dandasana, le braccia lungo i fianchi, l'addome forte, il mento leggermente retratto, addirittura un pochino abbassato. Solleva le tue braccia ai lati della testa, inspira, Paschimottanasana, la posizione della pinza, fletti il tronco in avanti, le mani possono andare sui tuoi piedi, all'esterno dei piedi, ad agganciare gli alluci a terra, come preferisci. Se è una posizione per te complicata, puoi avvolgere i piedi con il tappetino, prendere l'asciugamano, semplicemente fermarti dove per te è abbastanza. Inspira ed espira. Continua a percepire il respiro nel tuo corpo come se fosse
il respiro a guidarti nella pratica. Inspira, allunga, guarda verso gli alluci, espirando ritorna in Dandasana. Fai scivolare le mani oltre la linea dei glutei, le dita rivolte verso i glutei, distendi le punte dei piedi, cerca con il pavimento con gli alluci, solleva il bacino, ribalta indietro la testa, aprendo la gola. Mantieni, premi il pube verso l'alto, attiva l'interno delle cosce, chiudi le scapole. Espirando, ritorna a terra, mantieni per un istante la postura, trova bene il centro del tappetino, controlla di avere lo spazio per sdraiarti. Ed espirando, lentamente riporto la schiena a terra. Sono nella posizione del bastone da sdraiata, quindi come se fossi in Tadasana, ma a terra, e mi preparo per la sequenza apice della nostra pratica, la posizione della candela, dell'aratro e dell'aratro flesso. Lo sconsiglio durante i primi 3 giorni del ciclo mestruale con problemi cardiaci, è meglio non farlo, e quindi semplicemente chiedo scusa, semplicemente rimanere o in Dandasana oppure con le gambe sollevate, che andremo tutti adesso a portare le gambe sollevate, quindi questa è una delle posizioni che puoi fare, oppure il mezzo ponte, che è quella che abbiamo fatto prima. Da questa posizione inspira ed espirando con una piccola spinta, aiutandoti anche con le mani, stacca il bacino da terra, puoi piegare se vuoi le tue ginocchia e la schiena va a sollevarsi, le scapole si avvicinano, le mani vanno a sostenere la tua schiena e piano piano camminano verso la linea delle scapole. Stendi in alto le gambe, non appesantire le tue spalle eccessivamente. Attenzione a non collassare nel tratto cervicale. Puoi tenere i piedi a martello oppure distendere le punte dei piedi verso l'alto senza arricciare le dita dei piedi, sempre creando spazio. Stendi bene le tue ginocchia, attiva le cosce, attiva i tuoi panda, il pavimento pelvico e l'ombelico risucchiato. Attenzione a non muovere la testa in questa posizione. E manteniamo ancora 2 respiri. Inspira. Posizione dell'aratro, attenzione qui, sposta per un momento il peso sulle tue mani, portando il bacino verso le mani, in modo che tu possa flettere bene dalle anche, senza crollare con tutto il peso sul tuo collo. Da qui fai scendere lentamente i piedi verso terra. E ancora puoi provare a camminare un pochino con le tue mani. Se i piedi arrivano a terra, bene, appoggia proprio le unghie dei piedi e spingi via il tappetino, il pavimento. Se non arrivano a terra, lascia il peso sulle tue mani. Se invece hai le unghie dei piedi in appoggio, prova ad appoggiare le braccia sul tappetino, avvicinandole tra loro il più possibile. Cerca di creare spazio tra il viso e le cosce. Inspira, Karnapidasana, espirando, le tue ginocchia vanno ad avvicinarsi alle orecchie, come se le volessi chiudere. Karna in sanscrito significa proprio orecchie, pida significa pressione. Mantieni la posizione. Torniamo nell'aratro, le mani vanno nuovamente a sostenere il bacino, le gambe tese unite salgono di nuovo verso l'alto. Ora fai una specie di vassoio con le tue mani, vai proprio a piegare i polsi e ad inarcare la tua schiena in modo che il bacino si appoggi bene sulle mani.
siamo in Viparita Carani, una delle posizioni sempre semicapovolte, crea spazio tra il tratto cervicale e il tappetino. Inspira, ruota le dita delle mani verso l'esterno, preserva i tuoi polsi spingendo con il palmo della mano in verso l'alto e un piede alla volta vai ad appoggiare prima uno e poi l'altro, i piedi a terra, ritornando nella posizione del mezzo ponte. Sostieniti se puoi con le mani, altrimenti porta le braccia a terra, puoi come nell'aratro intrecciare le dita delle mani oppure afferrare le caviglie. Inspira. Ed espirando avvicina il bacino a terra. Rilassa le tue spalle. Separa le ginocchia, unisci le piante dei piedi. Andiamo a fare la controposizione classica di questa sequenza, Matsyasana, la posizione del pesce. Apri la gola staccando la schiena da terra, ribalta indietro la testa e vai ad appoggiare la sommità della testa a terra. Le mani possono rimanere in appoggio all'interno delle cosce, quasi a voler allontanare le cosce dal corpo. Respira. Continua a premere con la sommità della testa a terra. Chiudi tra loro le ginocchia. Posiziona bene i glutei, quasi come se volessi avvicinarli alle scapole. Solleva bene il petto, risucchia l'ombelico, attiva Mula Bandha e prova a stendere le gambe vicine a terra, ma non appoggiate, e le braccia oltre la testa con i palmi uniti. Respira. Ed espirando, posa a terra le gambe, le braccia, la schiena e la nuca. Rilassa completamente le gambe, cerca gli angoli del tappetino. Fai dondolare la testa da una parte all'altra, così da rilassare il tratto cervicale. Abbandona le braccia, trova Shavasana e rimani. Ritrova una respirazione naturale. Rilassa completamente i bandha, lascia morbido il tuo addome, rimani in abbandono nella postura che chiude la pratica. Ascolta il respiro. Ascolta nel suono la qualità, com'è l'inspirazione, com'è l'espirazione. Immagina di fare una scansione del tuo corpo partendo dai piedi, alla ricerca dei punti dove stai ancora trattenendo la tua energia, e attraverso il respiro lasciala libera di scorrere ovunque nel corpo e intorno al tuo corpo, dai piedi alle caviglie, alle ginocchia, le cosce, il bacino, il tronco, le braccia, le mani, la gola, il collo, il viso, la testa, i capelli, tutto è libero per lasciar scorrere l'energia stimolata durante la pratica. Osservando il respiro puoi percepire il prana, l'energia cosmica, l'energia vitale che ci pervade, che scorre nel corpo e anche tutto intorno a noi. Un movimento dolce,
Raccogliti in posizione fetale nel tuo fianco destro. Portati a sedere nuovamente con le mani in Anjali Mudra. Namaste, grazie. E davvero sempre grazie per aver condiviso il tuo tempo insieme a me. Ti aspetto per altre pratiche insieme, per altro tempo da condividere sulla nostra piattaforma virginactiverevolution.com. E sempre ti chiedo, se hai voglia, di condividere la tua esperienza della pratica. E mi trovi su Instagram, Susanna Yoga. Grazie ancora.